palla. Ma cosa ne farai del cane? Ah, non lo so. Guarda quei pugili, Danny. Dove sono adesso? È dal dolore che viene la gloria. No, nemmeno io ci ho mai creduto molto in quello. Può darsi che non abbia mai dovuto combattere per quello in cui credevo. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Lei in che cosa crede? In Dio. Lei crede in Dio? Sì, ci credo. Il caso di Dio è maledettamente serio. Non lo vedi come lavora? Non perde tempo. Quando il contratto è terminato, è terminato. Niente orgoglio, niente pietà, niente clemenza. Dal dolore verrebbe la gloria, eh? No. Dobbiamo stare coi piedi per terra. Io la vedo in un modo un po' diverso. No. Io e te siamo uguali, Danny. A te piace vincere. Io non sono come lei. Io faccio questo perché lei mi paga. Hai mai perso un incontro, Danny? Una volta. E con chi? Con mio padre. Ero un ragazzo stupido. Picchiai un uomo senza motivo. Solo perché ne avevo voglia. Lui non voleva combattere. Io gli ruppi la mascella. Mio padre mi fece uscire in cortile e mi massacrò. Non hai provato a difenderti? Io ero in torto. Una situazione difficile da cui uscire. Ma certo non sarei superstizioso, Danny, eh? Mio padre mi disse, se non hai un buon motivo per combattere, tieni le mani in tasca. Lo sai che per essere un uomo disoccupato conservi ancora troppo gusto per il lusso. Ascolta, Billy, voglio che tu capisca una cosa. In questo non c'è assolutamente niente di personale, chiaro? Sono sicuro che tu capisci che io ho le mani legate. Se ti riportassi indietro, succederebbe proprio un gran casino, non credi? E io lo so, in fondo al mio cuore, che se tu fossi al mio posto faresti esattamente la stessa cosa. Per l'amor di Dio, ti vuoi sbrigare, Frankie? Oh, ti prego, non scodinzolare almeno. Le piace la nostra casa? E la chiama casa? Lei si interessa di pitture? Dei muri delle case.